prova e firma il sorpasso da lontano Henry. Sbaglia il gancio e Brown va a tutta velocità, si tiene alle spalle la Quintana, secondo canestro in fila per lui. Svito nell'angolo opposto, fa vedere Upson, tormenta Trento. A due minuti dal termine della prima metà di gara, tua la tripla, l'ottava di Trieste, arriva anche la sesta però di Trento. Nei pressi della sirena torna a segnare Henry. Per dare vita all'attacco dell'Allianz che incassa anche il canestro di Williams. 6-0 il parziale in favore della Dolomiti Energia. Tornerà sul palcoscenico, per ora non c'è mai stato Doyle che ci riprova e finalmente si sblocca. Clamorosa e contropiede aperto per Forreich, però da lì non vuole tirare, aspetta allora Morgan che dall'angolo infila la bomba della parità. È il pallone del possibile riaggancio, anche del sorpasso, solo sotto il canestro Harry. Brown sempre contro la Quintana, si allontana Williams, Morgan ci prova da tre, piedi a posto, uscita pulitissima, anticipato Harry, allora dall'altra parte Doyle che alza l'alley-oop, Hudson, allora questa è la palla anche della possibile vittoria. Forrai contro Gragiulis, cerca il pareggio, sbaglia ma c'è la correzione volante di Morgan che ha giocato una ripresa strepitosa e che pareggia la partita a quota 83. Palla nelle mani di Henry, sceglie l'assist, extra pass, la Quintana frontale sulla sirena, la vince lui, Tommy la Quintana.